parlare, parlo. Sì, se non posso parlare. Tu lo sai che si deve dire, come si è identificata. Per cortesia, colleghi, lasciamo terminare il sindaco, poi chiedete la parola. Sono stato chiamato con il canale. È stato comunicato con il consiglio che fugge. Il consiglio che fugge era di non mettere istituzione, non ha mai sfuggito l'incontro con l'aula e mancare tecnicamente o per motivi istituzionali dei consigli comunali, perché è assente per motivi istituzionali, o perché una volta per motivi di salute, quindi non ha mai sfuggito nessun confronto, non ha mai sfuggito soprattutto confronti ad altri livelli, non certo quelli che possono venire da discorsi di bassa levatura che ormai si sono limitati semplicemente ad attacchi personali che francamente mi lasciano indifferente, devo dire, anche se, e questo mi consentirete di dirlo, il consigliere De Vita poi ha continuato dicendo di sapere, io lo invito, visto che sa lui tutte le verità, comunque a dirle il consiglio, perché siccome la volgarità di certi argomenti su cui si è ritenuto di fargli passare per succube di un piano messinese a cui io non riuscirei a sottrarmi, cosa viene fuori se non da lui, da altri componenti o da altre persone vicino a lui, se c'è qualcosa che il consigliere De Vita, piuttosto che lasciare intendere di conoscerne i contenuti, sarebbe bene che le dicesse esplicitamente in aula. Devo ricordare che al consigliere De Vita, e glielo dissi la volta scorsa e glielo ripeto in questa occasione, che gli piaccia o non gli piaccia, è tenuto a tenere un comportamento istituzionale corretto, soprattutto nei confronti del sindaco. Poi non piace il sindaco, ma il rigore personale, l'astio, che sta trasmettendo non solo in questo interno, ma soprattutto fuori. E questo l'ho potuto notare durante le visite all'AIES, quando sono stato più volte accusato di cose che francamente neanche conoscevo. Fortunatamente l'intelligenza degli interlocutori ha fatto sì che ci potessimo spiegare su cose che io effettivamente non avevo nessuna conoscenza, però sono stato trattato male, sono stato aggredito, sono stato aggredito verbalmente, sono stato maltrattato su alcuni siti internet, per cose che effettivamente io non avevo avuto modo di conoscere. Questo lo dico nella piena tranquillità che ho in questo momento, però poi come si calma, consigliere De Vita, questa che mi auguro l'ultima volta che io sono costretto a riprendere l'argomento, la ritengo comunque responsabile da oggi in poi di qualsiasi cosa possa accadere a me o a gente vicino a me, ai miei familiari, perché questa trasfusione che avviene su persone, che spesso combattono con bisogni, con situazioni delicate e che quindi sono più vulnerabili al fatto che si possa andare a imbucare, e secondo testimoni disposti a venire in aula a consigliare, compreso il ragazzo di Mazzeo che per anni mi ha trattato in un certo modo, poi decise di venire a chiedere scusa proprio perché capì come alcune cose erano realmente andate. Però questa trasmissione, questa trasfusione proprio endovenosa di cattiverie, di rigore personale, di non so, o forse so, anche di che altro, nei miei confronti potrebbe determinare situazioni antipatiche di cui io lo dico, registrato, la vedrò personalmente responsabile, qualsiasi cosa mi succeda a me o a gente vicino a me. Questo ve lo dico con chiarezza.